Femmina livello 71. È però già quella non mi dispiace. Però quella lì invece, quello è un basilisco. Quello è un basilisco. Aspetta che non riesco a inquadrarlo, ma è un basilisco. Allora, facciamo una cosa molto molto piccola. Cioè, un 2x3 proprio. Non dovrebbe bastare per entrambe le creature. Vieni. Vieni. Ok, aia, aia, quanto ci ha fatto male però in trappola. Maledetto quanto ci ha fatto male. Gira su se stesso, sembra un carion. Guarda che sembra un carion. Allora, si è addormentato in una posizione semplicemente adorabile. Semplicemente adorabile, appoggiato così, sembra un gattino. Ok, allora noi siamo tornati nella base nel deserto. Abbiamo lasciato qui la nostra femminuccia di Tila. Qual è il maschietto? Ce lo portiamo dietro perché appunto voglio andare a zonzo con lui. Ci siamo riparati il fucile, abbiamo fatto un pochino di scorte di narcotici e di dardi narcotizzanti. Aspetta, fammi vedere se ne ho messo anche un po' sul... No, fammi mettere un po' di narcotici anche nell'inventario del grifone, perché veramente... Cioè, a sto giro me li hanno consumati alla velocità della luce. Sì, non volevo salire però. Ah, ok, tu c'hai solo 92, va bene. Va bene, dovrebbero bastare, dai. Mi sono dimenticata di fare scorta d'acqua e qui direi che è una cosa importante. E tadan, il nostro rubinetto vivente funziona alla grande. Perfetto, direi che siamo pronti a tornare nella zona bellissima laggiù a caccia di uccellacci. E poi in realtà forse potrei andare direttamente a zonzo con il tilacoleo qui. No, però qui ce n'è troppo pochi, mi sa, non ne ho visto tantissimissimi. Preferisco spostarmi un po' col grifone fino là. E poi quando siamo arrivati a destinazione ce ne andiamo un po' in giro in quella zona direttamente col tilacoleo. Sì, penso che sia la cosa migliore. Oh, ma guarda che bellino questo, con la cresta rossa e viola. Oh, ma sei bellissimo. Comunque io ripeto, non ho ancora visto tacchini, è normale? Cioè, devo forzare in qualche modo l'evento? Però le bestie colorate stanno comparendo, quindi in teoria. Non ho controllato se nel cooking pot mi dà tutte le opzioni per creare i materiali appunto relativi all'evento. Però vabbè, mi sa che a sto giro saltiamo, perché appunto non vedo tacchini. E se non sbaglio le ossa di tacchino sono tra le cose che ci servono per poter costruire tutte le cosine legate all'evento del Thanksgiving. Se però non mi compaiono i tacchini... Voi siete tacchini? No, non siete tacchini. Non ce n'è tacchini su Crystal. Perché non ci sono tacchini su Crystal? Ok, allora, siamo tornati dove abbiamo la trappola. A sto giro però, se andiamo in giro col tiracoleo, non so se riusciamo ad arrivare poi di nuovo fino alla trappola, a meno che non troviamo dei terror bird proprio qua dietro, proprio qua dietro. Grifone è nella sfera poké, vediamo di andare a cercare i terror bird. Allora, qua dietro forse dove avevamo visto anche gli altri tilacoleo, c'erano dei terror bird, mi ricordo male? No, forse erano delle pantere. Leggera la differenza. Ho sentito versi? No? Ok. Vedo roba che si muove. No, sono carno, lupi, tigri. Ok, no, niente che ci interessi. Laggiù? No, laggiù sono lupi. Altro carno. E quanti carno però, Lily? Ma guarda come il tilacoleo ci corre sulle pareti. Ma guarda come... Ma che bravo che sei, Lillo. Ma tipo anche qua? Sì, anche qua. Non ho capito come però. Ah, ok, devo puntare verso l'alto quindi. Cioè basta che salto e punto. No? No, allora non ho capito. No, decisamente non volevo fare questo. Ma, ok, non ho capito come fa ad attaccarsi alle pareti. Qualcuno me lo spieghi. Allora, in alcuni punti basta saltare e lui si aggrappa, ma in altri no, perché? Perché non ci vedo una cippa. Ok, allora, così siamo sulla parete, si gira moltissimo. Ma perché? Perché? Stavo solo andando avanti, perché ti sei staccato? Ok. Ah, quando scende si lascia scivolare, bellissimo. Ok, e se punto verso il basso mi compare anche il mirino, perché immagino posso puntare a una vittima da assaltare saltando appunto dalla roccia. Ok, però ripeto, non capisco perché ad un certo punto lui si stacchi e io non riesco più a riattaccarmi alla roccia.
Vabbè, non importa, siamo comunque molto molto in alto. Siamo molto molto in alto, stiamo attenti, va. Aia, aia, scusa. Lì vedo Carno di nuovo. Continuo a non vedere Terror Bird. Oh, peccato, mi sa che ci dovremmo allontanare tanto tanto dalla trappola. Vabbè, vabbè. Vediamo se troviamo qualcosa per di qua. Un Terror Bird mi sembrava di averlo visto qui. Mi sa che era un po' di livello basso, forse 40. Ciao, ciao grotta. È una grotta? No, è un piccolo anfratto, un piccolo buco nella roccia. Eccolo lì un Terror Bird, eccolo lì un Terror Bird. Che però è quello bianco che ricordavo di aver visto mentre cercavamo il Tilacoleo. Mi sa che non era di livello molto alto, però. Che bellino, però 41. No, vabbè, ma è bianco con il becco. No, ok, nostro. No, abbi pazienza, nostro. Allora, la gabbia. Che creepy è la gabbia? Ah, la gabbia è per di là, giusto, perché lì abbiamo ancora il basilisco. Ok, dai, 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 dai. Possiamo attirarlo, possiamo attirarlo, ce la facciamo. E non mi interessa se è di livello basso. È troppo bellino il colore, lo voglio. Dove? Terror Bird? Terror. Ah, è laggiù, porca miseria, non lo vedevo, si confonde. No, 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 aspetta, aspetta, Lillo. Vieni qua, vieni qua. Ovviamente no. Ok, perfetto. Ah, corre molto veloce, corre molto veloce il Terror Bird, è vero. Ci sta seguendo? Sì, ci sta seguendo. Perfetto, vieni Lillo, ottimo. Allora, aspetta che qua c'è da fare un po' di slalom. Porta pazienza, c'è il percorso a ostacoli per arrivare alla gabbia, però ce la fai? Sì. Bravo Terror Bird, sì che ce la fai, perché sei un bravo Terror Bird, tutto colorato, tutto bellissimo. Ci sta ancora seguendo? Non lo vedo. Si è bloccato da qualche parte, è là dietro, sì. È là dietro, Cici. Dove è finito? Ah, eccolo lì, eccolo lì. Ok, perfetto. Cici, vieni di qua, dai. Non mi far prendere sti colpi che non ti vedo più. Sta arrivando. E c'è finito dentro. Benissimo, benissimo. Allora, spariamo direttamente dal Tilacoleo per un semplice motivo. Così non lo devo mettere in passivo, per evitare che mi attacchi la bestiolina. Ciao musetto viola, ma ciao musetto viola. E c'è svenuto, ciao piccolo. Oh che bellino, oh che bellino. Ciao piccolo Terror, ma sei troppo bellino, mi piaci molto. Allora, abbiamo una femminuccia. Boh, io non lo so se ne voglio prendere un'altra di livello più alto, perché questa, ripeto, l'ho presa principalmente per il colore. Vabbè, vediamo come va, vediamo cosa troviamo gironzolando qua. Però la barra del torpore mi sa che gli scende troppo in fretta, Cribbio. Non mi posso allontanare, devo stare qua tutto il tempo. Ma dai, uffa. Ste bestie col torpore che scende velocemente mi fanno perdere quelle 2-3 mezze giornate, così tanto per gradire, solo per attendere che loro con molta molta calma si addomestichino. Non mi sembra una cosa molto corretta, sappiatevelo. Però è troppo bellino, guarda le zampette viola. No vabbè. Ok, molto molto contenta, molto molto contenta. E vabbè, ascolta, un paio di minuti dovrei averceli, almeno un paio di minuti, non dico tanto. E vorrei andare a vedere se sempre in quella zona magari allora gli troviamo anche già un compagnuccio o un'altra femminuccia di un livello decente, o magari di un colore più figo ancora. Di nuovo, ma se la trovassi verde, perché non trovo mai le creature verdi? Cioè, trovo giusto i pucciolini, quelli piccolini verdi, ma vorrei delle bestie un po' più grandi. Tipo un Tilacoleo verde, tutto verde, non sarebbe adorabile? No, qua non vedo altri Terror Bird, però vedo un Tilacoleo. Non lo voglio prendere, ovviamente, però giusto per curiosità mia. Ah, un livello 16, ok, niente. Non è neanche di un colore così invitante. Salve. Ah, ma voi ci attaccate. Ma oh, quante siete? Oh, Lille, Lille. Ma che? Non mi sembra corretto attaccare tutte insieme. Guarda, vedete che finisce male poi? A fare i bulli, a fare i gradassi. Ma dimmi te, cos'erano? 10? No, qua in zona non ci sono altri Terror Bird. Porca puzzolina, ci dovremmo allontanare di più. E mi sa che il secondo forse non riusciremo a prenderlo con la gabbietta, perché se ci allontaniamo troppo diventa un po' complicato poi attirarlo in quella zona, ovviamente. Ok, va bene, basta cincischiare. Devo tornare dall'altro perché devo evitare che si svegli. Così si addomestica in fretta. Ciccia ciccia. Abbiamo anche preso un po' di primate. Spero si addomestichi veramente in fretta rispetto al Tilacoleo che ci ha messo la vita. Scusi, scusi, ma lei prima non c'era? No, neanche voi c'eravate. Ma perché adesso mi devono attaccare tutte le iene? Perché? Perché tutte le iene di Arca adesso ce l'hanno con me? Fatemi capire.
quantomeno stiamo recuperando un bel po' di primate. Che non ci fa schifo, direi. Lillo, tu stai ancora dormendo, vero? Non farmi scherzi, non farmi sorprese. Sì, ok, però per poco, dammi carne, dammi carne. Mamma mia, guarda come è sceso tantissimo. Beccati un botto di narcotici. Tu non ti devi svegliare mai più. Ma porca miseria, non mi posso spostare da qui. Quanto ci metti? 33 ancora. Vabbè, ora con la primate forse ci metterà un po' meno. Va bene, noi non ci muoviamo da qui finché il tizio non si addomestica. Poi andiamo a cercare altre creaturine. Ce l'abbiamo, perfetto. Ma perfetto, tizio, ma wow, allora con la primate è stato molto più rapido del previsto. Ottimo, ottimo. Allora, non lo posso testare, oh, non lo posso testare perché ho lasciato la sella per di là, uffa, uffa. Però vabbè, non importa, dopo lo testiamo assolutamente. Intanto vieni nella sfera poké, cici. Ed è salita anche a livello 61, va bene, dai Lilla, va benissimo. Guarda quanta primate, oh, speriamo che non vada sprecata, ma temo, temo di sì. Vabbè, no, dai, non va sprecata, piccolo tilacoleo, magnatelo tutto. Come sempre, ragazzi, suggeritemi il nome per la coppia di Tilacoleo, ma soprattutto per questo, perché penso che andremo a zonzo con lui molto molto spesso. Mi sto trovando decisamente molto bene con questa bestiolina. Oltre a essere, ripeto, bellissima, sembra tanto morbida, vorrei tanto poterla accarezzare perché sembra veramente morbidissima. Formiche, artropleure, ma che zona del cacchio? Ma perché? Ma perché qui? Ma non dovreste essere qui, Carno. Dai, Terrorbird. Ma scusa, è sempre pieno. È sempre pieno di Terrorbird. Ora che li cerchiamo, ovviamente no. Carno, Carno, voglio testare con il Carno. Voglio testare con il Carno. Ah, vabbè, ci abbiamo messo pochissimo a livello 12. Tu chi sei? Ah, no, no, no. Tu sei brutto. Tu sei brutto e cattivo. No, 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 no. E cos'è il Troodon? No, 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 no. Ci ha avvelenato la bestiolina. No, via, via, formiche, qualcos'altro. Vai, salta via, leone marsupiale, salta via. Ah, guarda, si è risvegliato anche il basilisco. Si è risvegliato il basilisco, ciao ciccio. No, non puoi raggiungermi. Oh, non puoi raggiungermi, ho detto. Ah, si è risvegliato anche il basilisco, ciao basilisco. Con chi ce l'ha? Si è reinterrato, sì, ok, no. Voglio ricordarmi dove si è interrato per evitare di camminarci sopra, più che altro. Voglio testare con il Rex, vediamo, è inutile che urli, non me ne frega la cippa. Guarda, stai già sanguinando tantissimo. Mamma mia, che bellino che è il Tilacoleo. Mi piace tantissimo, stiamo già facendo tanto danno. Lo vedo sanguinare tanto, tanto, tanto. E sta fuggendo e non fugge. Mamma mia, che bello il Tilacoleo, quanto amo questa creaturina. Allora, ridendo e scherzando, noi siamo tornati praticamente alla base nel deserto. Cioè, la nostra base è esattamente lì dietro, dall'altra parte del fiume. Perché, oltre a ricordarmi che qui c'erano gli stego, guarda lì che c'è un bellissimo stego tutto rosso, meraviglioso, dannazione a me. Ecco qua, c'è anche un Terrorbird. Abbiamo trovato anche un paio di Terrorbird. Ce n'erano altri due, che però li abbiamo visti, erano di livello un po' più basso, ora non so dove siano. E ce n'è uno qui che invece dovrebbe essere un maschietto 75. Dov'è? Dov'è sparito già? Ah, è là dietro, ok, perfetto. Ora, il problema è che qui non abbiamo la nostra gabbia per poter catturare la bestiaccia. Quindi niente, ora ci dobbiamo inventare qualcosa. E oppalala, e dove sei? Mi sa che è qua sotto, perché vedo la bestiolina qua arrabbiatissima. No, dai, ma dov'è quel Terrorbird troppo bellino? Dov'è finito? Ma non me l'ha ucciso quello? Cioè, era un livello 75. Ah, mi sa che lui ha trovato noi, lui ha trovato noi. Ok, perfetto, perfetto. Non importa chi ha trovato chi, l'importante è che ci siamo trovati, tesoro. La vediamo se, tipo, da qui? Tipo, se io mi metto qua su, tu riesci a salire, Cicci? Dove sei? Ok. Però poi ovviamente fuggirai, sarà una gran rottura di scatole. No, però non salire, no, però non salire. No, però non salire, però... Non salire, ti ho detto. Dannazione, ci sta facendo male, però gli vorrei tirare un paio di colpi, tanto il nostro Tilacoleo è abbastanza resistente. Aia, aia, però ci sta facendo tanto male. Ci sta facendo tanto male. Ok, sta fuggendo, sta fuggendo. No, 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 no. Non fuggirmi, non fuggi. Dove fuggi? Non mi sfuggi, non mi sfuggi. Non girare così. Dannazione. Sì, però Ginetto, un po' più rapidi a ricaricare. E ti prego, crolla, crolla. E crollato. Ok, perfetto.
Maschio, sì, maschio 75. Ottimo, ottimo, ottimo. Ok, dai, ci è andata troppo, troppo bene. Meno male che il nostro meraviglioso Tilacoleo ha veramente una bella barra della vita. È bello veloce. La barra della stamina è infinita. Adoro questa creatura. Non vorrei dire una cacchiata, ma forse al momento è una tra le mie preferite. Ok, banda alle ciance, vediamo di iniziare ad addomesticare la creaturina. Ora gli vado a cercare Primate. Non mi devo allontanare troppo perché, uno, ci sono un botto di raptor che girano qua intorno. E due, perché la barra del torpore di questa creaturina fa schifo. Ok, Tilacoleo mio, vai contro il bronto. Vai, vai, dritto in faccia al bronto. Ti prego, fa che non mi attacchino la creatura e i raptor. Facciamo in fretta, facciamo in fretta. Dai che facciamo super in fretta. Facciamo super in fretta. E ci è andato giù, ci è andato giù. Ok, perfetto, torniamo velocissimissimi. Terrorbird, dove mi sei? Dove mi sei? Era vicino a una roccia. Perfetto, andiamo di Primate. E siamo al 10%, ottimo, benissimo. Allora, noi adesso passiamo il tempo qua tranquilli, tranquilli. Oppure ci prendiamo uno stego. Potremmo. Nell'attesa, sai com'è. Tu cosa mi sei, Cigi? Però non mi ricordo quello che abbiamo a casa, se è maschio o femmina. Questo è un maschio 41. È bellissimo, c'ha dei colori stupendi però. Ma non so se prenderlo. Ma fosse anche solo per i colori, io lo prenderei quasi quasi. È molto carino, è tipo tricolore. Cioè, è bianco, verde e rosso. Ma davvero? Ah, raptor, raptor. Guarda che lo sapevo che c'erano i raptor qui che rompevano le scatole. Dove sono i tuoi colleghi? Non sono mai da soli. Non sono mai da soli. Non mi fido a dedicarmi allo stego mentre abbiamo la creaturina qui addormentata in difesa e in addomesticamento. Dai, ma è lontano. Ci possiamo anche provare. Ci possiamo provare. L'ho preso? Sì, l'ho preso. Vediamo se il tempo che arriva qua riusciamo ad addormentarlo. Che giro sta facendo? Da che parte sta arrivando? Ah no, è bloccato laggiù, poverino. Oh, poverino, come mi dispiace che si è bloccato. No, altro che poverino, si è sbloccato in fretta. Si è sbloccato in fretta. Troppo vicino, troppo vicino, troppo vicino. Non così vicino, tesoro, non così vicino. Ti prego. Dai, vacci giù, porco cacchio. Ma porca miseria, non me frega niente che mi infilzi, non me ne frega niente. Tanto noi siamo super resistenti. Ci devi andare giù, Cribbio. Ci devi andare giù. Guarda che fugge, guarda che fugge. No, signor, non fugga, non fugga così però. Non vada per di là. Ok, perfetto. Oh, e abbiamo anche il maschietto di Stegosauro. Ma dai, come sono contenta. Dov'è il mio Terrorbird? Dov'è il mio Terrorbird? Gli devo dare i narcotici. Si è addormentato. Si è addormentato. Sì, vabbè, si è addomesticato. Si è addomesticato. Ciao, piccolo Terrorbird. Ma ciao, che bellino che sei. Come mi piaci. Vieni, vieni, che abbiamo un'altra creaturina da domesticare adesso. Ma wow, ma che bellino, ma che bellino. Sono molto, molto contenta. Raccogliamo baccucce. E adesso aspettiamo che si addomestichi anche questa creaturina. Ma guarda che bei colori che ha, è bellissima. Mi piace tanto, tanto, tanto. E anche il Terror, dai, guarda com'è paccioccoso, puccioso, tutto da coccolare anche lui. Anche il nostro stego si è finalmente addomesticato. Guardate che bellino, guardate che bellino con questi colori. Poi tutti e due rossi, tutti e due rossi le bestie oggi, va bene. Allora, visto che lui è l'enterrimo, lo mettiamo nella sfera Poké. Invece il tizio qua ci seguirà, intanto casetta è abbastanza vicina, non dovrebbero esserci problemi. Come si muove tutto strano sto uccellaccio. No, aspetta, aspetta, che questo si incasina se passo dove ci sono tronchi e altra roba. Ah, siamo tornati a casetta e come potete vedere abbiamo sellato subito il nostro ultimo Terrorbird, quello un pochino più forte. Allora, più forte per modo di dire, perché il Terrorbird non è che sia particolarmente forte. È anche un po' lento, il peso è un po' uno schifo, infatti ho dovuto svuotare l'inventario altrimenti non ci muovevamo. Ma la cosa più bellina da fare con questa creatura è volare! Ta-da! Volare per modo di dire, lui plana, è bellissimo. No vabbè, quanto è ridicolo, tutto un saltello finale all'atterraggio giustamente. Allora, a livello di forza non so con chi provare a scontrarmi. Tesoro, tu di che livello sei? Controlliamo il livello che non ci vuole di perderlo subito. E 79 mi sembra tanto tanto.
Tu sei 50 però tu scappi. Tu non mi attacchi e scappi, giusto? Quindi aspetta, aspetta, aspetta. No, 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 no. Dove non fuggire? Non fuggire, non fuggire, non fuggire. Aspetta, ok. Vabbè, dai, dai, forzutiello. Vediamo, allora, aspetta, ci provo. Ci proviamo anche con questo. Ci proviamo anche con... Aia, aia, ci fa un po' malino, ci fa un po' malino. Però non troppo, per fortuna, non troppo. Ora però arriverà anche l'altra. Arriva anche l'altra, aspetti, aspetti, signora. No, 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 no. Non la stiamo ferendo poi tantissimo, Dai, che ci va giù, dai. Ci puoi andare giù però, tesorino? Dai che arriva anche l'altro, ora ci legna male. Ora ci legna male. Ah, abbiamo finito la stamina. Abbiamo finito la stamina, aspetti, mi dia un secondo. Mi dia un secondo, mi dia un secondo, grazie. Finisce la stamina super in fretta sta bestia, mamma mia. Stiamo prendendo un sacco di colpi perché ogni volta dobbiamo recuperare la stamina. Ah, meno male, finalmente fuggi, finalmente fuggi, alleluia. Cioè, la stiamo prendendo a beccate da 3 miliardi di ore, però va bene. Ah, finalmente c'è andata giù, alleluia, alleluia. Oh, mamma mia, è stata una lotta lunga e eterna. No, tesoro, mi dispiace, con te non andremo mai in giro. Ci divertiremo solo ogni tanto a buttarci giù da quella roccia. Mamma mia come ci ha legnato. Mamma mia come ci ha legnato. Vieni tesoro, torniamo a casetta. Allora, direi che negli ultimi episodi abbiamo fatto un bel po' di catture e la zona qui è decisamente affollata e molto disordinata. Quindi nei prossimi episodi penso sia il caso di iniziare a dare di nuovo un pochino di ordine a questa zona. Dunque per questo episodio direi che possiamo finirla qui, mi raccomando mettete un bel like se il video vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e noi ci rivediamo in un prossimo episodio, baci e abbracci a tutti, ciao ciao!